Palina, you are just about to make your debut in a new Cinderella by Mauro Bigonzetti. How do you feel and how will you perform your character? I feel very excited, of course, because the premiere is next week. We have every day rehearsal and every day I open something new. I find the style, the and the character, the atmosphere, because I think the atmosphere is on stage is very different from maybe typical usual Cinderella what people used to see. It's a different, very different from a classical version. It was more human. It's more natural than in a classical ballet. That's what I'm going from, to be more natural, to be more grounding, maybe the old reaction, all feelings. E anche per te è un debutto, una nuova produzione, una nuova prima per te. Sì, esatto, anche per me è una nuova Cenerentola, e quello che credo sia importante dire è che è una nuova creazione di Bigonzetti. Non ho mai lavorato con Mauro, erano tanti anni che volevamo lavorare insieme, anche perché veramente Mauro è, credo, uno dei più, se non il più famoso coreografo italiano nel mondo. Ci siamo incontrati a New York, lui ha lavorato molto alla New York City Ballet, ha fatto diversi lavori a Stoccarda, tanti colleghi che hanno lavorato con lui, Polina in primis, ma io appunto non ho mai avuto l'occasione di lavorarci insieme, e finalmente è capitata questa occasione bellissima, direi, di una nuova creazione in scala, un titolo altrettanto bello, celeberrimo, come quello di Cenerentola, favola natalizia, e credo che veramente non potrebbe esserci occasione migliore per lavorare insieme. E il lavoro con Mauro, devo dire, è stato molto bello, molto interessante e approfondito. Abbiamo veramente studiato e lavorato su ogni singolo passo, ogni singolo dettaglio, anche perché io e Polina ci siamo trovati veramente per un periodo di prove tutti i giorni, tutto il giorno in sala, io, Mauro e Polina, noi tre, ore e ore di lavoro in sala a montare i nostri ruoli, i passi a due, gli assoli, e non è una cosa che capita abitualmente, perché di solito ci sono altre coppie, il coreografo magari ha in testa tutto quello che vuole fare, ci sono i secondi cast, invece li eravamo solo noi, perché gli altri erano impegnati in altre produzioni, quindi abbiamo avuto il nostro tempo e Mauro si è dimostrato super disponibile anche ad adattare la coreografia a noi, quindi questo è stato veramente un bellissimo regalo e una bellissima occasione di lavoro. È una coreografia cucita addosso a voi praticamente. You two, you have already worked with Mauro Bigonzetti, and how your artistic relationship has developed? I really love Mauro Bigonzetti as a person. To work with him, it's incredible, because he comes in the studio every day full of ideas, and if something he feels is not comfortable, it's immediately comes another idea, like they're just coming out of him. it's amazing, and definitely he comes always prepared, full of imagination. And we worked with him a few times already during the few years. It was in Berlin. He did amazing. I really, really enjoyed to dance this ballet Caravaggio. We had the luck to work with him for a long time, to feel each other, to understand each other. And also another ballet which he created on me and another four girls. It was Cinque, Ballet Cinque. Also, it was great time to work with him. And what I must say special about this person, about Mauro, that he never, of course, tell this, but I really feel that first of all he goes inside of you to feel, because even if you see how he choose the people for which role, it's incredibly fit, and you think how, and I think it's not just in his professional eye, it's something more deeper, it's the feeling, it's the intuition, it's something what is much stronger and
unexplained. Well, yes, it's this is I think amazing. Yeah. E anche voi non è la prima volta che lavorate assieme, ma ormai c'è un feeling artistico di diverso tempo. Sì, io e Pollina oramai veramente ci conosciamo da tanti anni, abbiamo iniziato a ballare, la prima volta che abbiamo ballato insieme è stata una bella addormentata alla Staatsoper di Berlino, veramente tanti anni fa, più di 15, poi abbiamo lavorato insieme all'English National Ballet a Londra, abbiamo ballato, adesso siamo entrambi principal all'American Ballet a New York e quindi nelle stagioni soprattutto al Metropolitan, la spring season, balliamo spesso insieme, anche nella prossima stagione al Met avremo diverse produzioni, quindi un rapporto che si è nato, si è consolidato e sviluppato molto in tanti anni e per me è veramente incredibile, fantastico ballare con Pollina, è una ballerina, un'artista con una sensibilità incredibile, una tecnica impeccabile ed è una persona che ha un lato umano come ce ne sono veramente poche e forse la sua qualità, tutte sono belle qualità, ma quella, anche questo lato un po' infantile, vero, limpido, proprio una bellissima persona. Infatti anche per questo, anche quando faccio i miei gala, la chiamo tutte le volte, ma lei è sempre molto impegnata per quello che non viene sempre. I guess that for you it's the same. Yes, it's true. I said. I remember like yesterday we met in Berlin for Sleeping Beauty. I was shaking from excitement. I learned English in 2 weeks that I can say Roberto Bolle, hello, my name is Marina. Nice to meet you. And è una buona motivazione per imparare l'inglese. I couldn't believe, and I was thinking how because before I just saw him on the videos, and I was like, I couldn't believe that everything who he is and how beautiful this person is and how nice and how is I can say same thing, technique, the feeling, the this presence on stage, what is so most important. And I must say that until today I look at you same way. I'm like, you might not feel it. We have a jokes, but I this admiration didn't become no 1% less, and actually even opposite, it's grew so much because through these years I learned that everything what Roberto has and what many people might think, and I also think till now it's from God, but there is beside a huge amount of work, everyday work. And that's what I learn for myself when I look at Roberto, I really learn. And it's just happiness to have beside, on your side, such a partner as Roberto. Anyway, now you speak English very well. Tutto merito tuo. Un'ultima domanda. Anche questa volta interpreterai un ruolo di un principe. E questa volta che principe sarai, anche da un punto di vista tecnico? Beh, sicuramente un po' diverso, un po' meno classico, un po' meno accademico, proprio perché Mauro ha questo linguaggio che si è avvicinato molto a noi, quindi chiaramente il materiale che aveva e da cui è partito è quello di una tecnica classica, accademica, con un'impostazione diversa da quella di altre compagnie con cui ha lavorato, però chiaramente c'è la sua impronta, c'è il suo stile, ha questo stile molto fisico, contemporaneo, e il principe è una figura chiaramente nobile, aristocratica, ma anche molto divertente, molto ha un côté anche un po' scanzonato, direi, anche quando si confronta con i quattro amici ed è molto divertente poi tutte le scene con la matrigna e le sorellastre che sono state, che appunto, come diceva anche prima Pollina, sono state
scelte in maniera incredibile. I ruoli sono veramente cuciti sulle persone e questo rende molto, dà un grande valore a tutta la produzione, direi. E come diceva Mauro Bigonzetti in una sua intervista recentemente, la musica di Prokofiev comunque è stata da ispirazione. La musica di Prokofiev è bellissima, cioè ballare su questa musica è una musica che fa sognare, che veramente porta un po' in un'altra dimensione ed è come dicevo, veramente un bel balletto, una bella favola, una favola che ognuno di noi conosce e ha visto fin da bambino e che non tante volte viene portata in scena. Io ho avuto la possibilità di farla una sola volta nella versione di Nureyev ed era il 98-99, quindi tantissimi anni fa. Da allora non ho più avuto la possibilità di riprendere questo titolo e sono contento perché ci sono tanti elementi veramente validi che vale la pena riprendere e che è importante secondo me che ci sia nel repertorio Scaligero. Adesso non vedo l'ora di venire a vederlo e quindi toi for this premiere, in bocca al lupo veramente per questa. Grazie. Grazie. Grazie mille.